Lunedì 18 febbraio 2019, benvenuti, ben ritrovati con nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qua in diretta come sempre. Buona settimana a tutti. E questa settimana apriamo il nostro racconto di Milano con una realtà che vive nella zona ovest di Milano, zona primaticcio più o meno, ma insomma lo chiediamo direttamente ai protagonista di questa storia, che è Emanuele Ronchi. Buongiorno Emanuele, Buongiorno. dell'Orto Pedagogico Resistente. Buongiorno davvero Emanuele, grazie mille di essere qui con noi oggi. Allora, tutte parole che diciamo prese da sole sapremmo dire cosa vogliono dire. Orto, pedagogico, resistente, va bene. È il mettere insieme che ci viene un po' confusione, quindi chiedo a te che cos'è l'orto pedagogico resistente. Sì, il nome è un po' strano, soprattutto per essere un orto. Nasce dal fatto che siamo ospiti dell'Istituto Pedagogico della Resistenza, un istituto storico che vive in via Primaticcio, in via degli Anemoni 6 da ormai molti anni, e che ormai alla fine del 2017, nell'autunno del 2017, ci ha permesso di utilizzare il suo giardino per iniziare le coltivazioni. Quindi siamo ospiti dell'Istituto Pedagogico della Resistenza e di conseguenza ci chiamiamo Orto Pedagogico Resistente. L'istituto si occupa di studi, archivistica e ricerca su tutto il periodo della Resistenza. Noi siamo un pochino più contemporanei e ci occupiamo di resistere a Milano coltivando verdura. La vista mi ha dato dove insomma, sembra una utopia, invece dicevi ci vuole veramente poco. All'inizio la difficoltà è all'inizio, ma superate le difficoltà, anzi, è possibile e dà anche molte soddisfazioni. È assolutamente possibile, è abbastanza faticoso all'inizio perché siamo partiti da un pezzo di terra che era prato, quindi abbiamo dovuto girare tutta la terra, preparare una recinzione, estirpare tutte le erbacce che rubavano spazio ai nostri vegetali e l'anno scorso abbiamo avuto il primo raccolto con grande soddisfazione, nel senso. Che tipo di verdure si possono coltivare in quel di Milano? Ma praticamente tutto, il limite è lo spazio a disposizione. Quindi noi abbiamo messo giù di tutto, le cose più semplici, insalata da taglio, ma pomodori, zucchine, peperoni, e un sacco di erbe aromatiche, quindi dalla salvia, rosmarino, la menta. E lo spazio all'inizio era limitato, nel senso che siamo partiti con un piccolo pezzo perché siamo partiti io e un'altra persona, poi pian piano la gente si è incuriosita passando, vedendoci zappare in mezzo alla città. E infatti lo dicevi appunto che insomma si zappa proprio lì in mezzo alla città. Al momento chi è che sta zappando? E soprattutto come si può fare invece se vogliamo magari anche noi dare una mano, zappare una mano? Cioè come è stato costruito, come è stato istituito, verrebbe da dire, questo tipo di orto Bah, pedagogico? sono partito io insieme a un'altra persona, Fabrizio, che saluto. Io ho sempre avuto la passione dell'orto e ho iniziato sul balcone, non avendo a disposizione terra. 2 anni fa, appunto, io frequento l'istituto da molto tempo e mi è venuta l'idea di chiedere a loro lo spazio. Loro sono stati molto contenti perché già in passato avevano già iniziato a coltivare qualcosa, ma le persone che se ne occupavano poi se n'erano andate. E se si vuole partecipare è molto semplice. Domenica facciamo un evento. Ecco, vediamo la locandina di domenica, questo bellissimo evento di domenica. Domenica organizziamo un evento presso la nostra sede in via degli Anemoni 6, dove si potrà scambiare semi. La primavera è alle porte, è il momento di seminare. Quindi ci troviamo con privati cittadini che frequentano l'istituto e che passano giù, ma anche con tutte le altre realtà che si occupano di giardini condivisi e orti a Milano per scambiarci Ecco, i semi. scambiarci semi, cioè come funziona? Cosa vuol dire scambiarci semi? Che mi dicevi che io, da ignorante, proprio cittadino che sa che mangia cemento e catrame e basta, pensavo una cosa rivoluzionaria, mi dicevi no, una cosa che si fa da sempre, una È cosa una cosa abbastanza abbastanza. tipica, no? Usuale, Sì. però che cos'è? Allora, se si ha un orto, comunque si ha un giardino, è molto semplice trovare dei semi per piantarli. Si va su internet o si va in un vivaio qualsiasi e si comprano semplicemente.
però più o meno i semi sono sempre quelli, le varietà di zucchine che trovi sono sempre quelle, le varietà di pomodoro che trovi sono sempre quelle. La cosa interessante è quando si ha un orto è cercare la varietà, e quindi magari andare a piantare delle cose che non trovi facilmente in giro, o che non rientrano nei circuiti commerciali delle sementi. Questi eventi servono proprio a questo, ogni ortista ha la sua banca, piccola banca di semi, quindi io ho le mie scatoline con tutti i semi che ho piantato gli anni scorsi, e così fanno tutti. Questi momenti sono abbastanza diffusi in Italia, soprattutto all'inizio della primavera, molto prima, perché è questo il momento in cui si inizia a seminare. Permettono agli appassionati di scambiarsi: io ho un pomodoro particolare che non ha nessuno, lo scambio con te, che mi dai una zucchina. Ma questo dire pomodoro, ma poi di varietà, cioè, di pomodori ce ne sono migliaia, e anche questo non è detto che sia appunto tipico di una zona più, cioè, o meglio sicuramente sarà tipico di una zona rispetto ad un'altra, ma comunque c'è la possibilità comunque anche a Milano di mettere più varie, immagino, nel senso che... la differenza sull'Italia è il clima, fondamentalmente, per cui a sud sono partiti un po' in anticipo perché fa più caldo, e a Milano siamo un pochino più in ritardo rispetto al sud, ma quello che si coltiva in Italia più o meno riesce a coltivarlo, sto parlando di culture normali, insomma, si riesce a coltivarlo facilmente anche in città. Magari la stagione è un po' più breve, perché poi l'autunno qui arriva prima e le zucchine, i pomodori dopo un po' non ce la fanno più. Quali sono i pezzi pregiati di cui tu vai fiero delle tue scatoline? Ah beh, io... A questo punto voglio capire, sì, cioè, sapere qual è il tuo seme. Molti li ho recuperati a un evento che c'è stato a Torino circa un mese fa, e ho del pomodoro selvatico che sono curiosissimo di... Pomodoro selvatico? Sì, sì. Quasi tutte le varietà, ma anche quelle che ci scambiamo noi appassionati, sono più o meno catalogate e hanno una storia. Molte però non si conosce, di molte di queste non si conosce l'origine, perché magari è un contadino che ha continuato a coltivarlo anche se non rientrava nei canoni del commercio. Per la grande distribuzione il pomodoro deve essere sempre della stessa dimensione, la pianta deve essere alta, deve avere determinati crismi, perché la raccolta meccanica o comunque la raccolta industriale diventa molto più veloce. La pianta in funzione veloce della macchina che serve per... o del metodo di raccolta ha, quindi per la grande distribuzione le piante devono essere più o meno tutte uguali, i frutti, il pomodoro è un frutto, devono essere tutti uguali, di modo da facilitare la raccolta e anche lo stoccaggio. Nel mondo degli ortisti questa è una cosa che non è tanto interessante. L'ortista cerca di andare oltre a quel punto. Cerca di andare, no? Oltre, cioè, perché non ha un problema di produzione, e quindi... Non è che mi frega se è bassa, alta la pianticella, esatto. Un po' più mal di schiena magari se è più bassa, ma chissà che pomodoro viene, esatto, fuori, allora sono curioso. Poi... di... Così curiosi che però voi sapete sempre di che semi state parlando. Certo. Invece noi altri ci prendete in giro e ci... domenica li troviamo questi? Domenica li trovate, assolutamente. Troviamo questi sacchettini con dentro, adesso è scritto in piccolino, ma scritto semi in incognito. Che cosa troviamo qua dentro? L'idea è appunto giocare sul fatto che le persone normali, i cittadini, che... quando vanno al supermercato... Sentire, ci sono i semi, sì, dentro, ci sono, garantisco, ci sono i semi. Ci sentono, Marco? Eccoli, ok. Belli grossi anche questi qua sono... Adesso la busta chiusa non so dirti cosa sono, ma comunque l'idea è appunto che le persone di città, e mi ci metto io fino a qualche anno fa, non sanno riconoscere una pianta e non sanno nulla di quello che cresce nei giardini o comunque negli orti, e quindi abbiamo voluto giocare con questa cosa. Vi diamo queste bustine, okay, le distribuiamo domenica. Senza dirvi cosa c'è dentro. Lì dentro c'è un link al nostro sito, si atterra su una pagina dove ci sono 5-6 varietà di piante, si va dal pomodoro alla zucchina all'insalata, e io ho una di quelle 5, sì, però te ne accorgi o la riconosci solo quando spunta, quindi se sai riconoscerla, oppure ci se scrivi e ti diamo una mano. Io seminerò, poi quello che verrà fuori, ma sarà una di quelle 5 su cui c'è, esatto, sul mio link. Sono più o meno, chissà se ho capace, tutte piante che spuntano allo stesso periodo, di modo che poi te lo porti a casa e poi piantarle direttamente, e poi devi aspettare. Fantastico, fantastico. Ricordiamo bene, infatti, la giornata di domenica. Per la giornata di domenica è dedicata allo scambio dei semi, quindi magari quelli un po' più navigati o zappati, in questo, sì, caso potremmo, sì, usare come termine, ma anche invece chi per la prima volta magari viene a conoscere questo mondo. Sì, diciamo che dopo il primo anno, l'anno scorso nostro, di raccolto, abbiamo deciso di alzare un po' la testa dalla terra e cercare di incontrare le altre realtà di Milano che si occupano di giardini condivisi e di orti sociali, perché poi fondamentalmente è questo. E quindi abbiamo organizzato questa giornata dove accorreranno
privati cittadini che sono incuriositi o che si interessano di giardinaggio, ma anche le realtà che su Milano si occupano di orto e di fare le cose in città. La giornata è al pomeriggio, quindi è un pomeriggio, non è una giornata. Partiremo okay. dall'una e mezza con lo scambio semi e la distribuzione dei semi in incognito. Alle 4 avremo uno spettacolo dedicato ai bambini. Molte delle attività che facciamo sono pensate per sensibilizzare i bambini e far capire come ci sembra pedagogico, esatto. Quindi alle 4 avremo uno spettacolo per... anche se comunque c'è molto da fare pedagogia con noi adulti, mi sai, questo tema assolutamente, insomma... assolutamente. Molte persone che ci vedono lavorare si fermano. Un frutto ad esempio, una notizia sarebbe per noi quasi, cioè, sì, che fare... la patata non è una verdura ad esempio, una cosa no. che qua in redazione mi ha scoperto da poco, vi dico solo questo. E, abbiamo lo spettacolo per bambini, dicevo, che è incentrato sui semi, la giornata okay. è sui semi, e nella prima parte c'è uno spettacolo che li coinvolge, nella seconda li facciamo proprio sporcare le mani, nel senso che semineremo con loro, quindi una sorta di laboratorio. Mentre alle 5 abbiamo la presentazione di un libro che si occupa di orto in città, sul balcone, ma anche in città come facciamo noi, quindi come si può iniziare e quali sono i trucchi per avere soddisfazione. Come possiamo rispondere a chi dice che però insomma non ha senso fare l'orto in città perché le città sono inquinate, perché l'aria che respiriamo... È un grande tema, è un grande tema, è ovvio che Milano è Milano, non è il posto migliore dove coltivare, però per contro noi diciamo sempre però almeno sai cosa hai messo giù, sai come hai curato la pianta e sai che non c'è sopra niente. Noi l'anno scorso non abbiamo utilizzato nessun tipo di chimica o di pesticida o nessun tipo di... non che, abbiamo fatto nessun tipo di trattamento. È già una buona cosa quello, diciamo, insomma. Che il trattamento ce l'ha fatto via Primaticcio, però molte delle realtà che coltivano sono accanto ad autostrade. Sì, pensavo alle grandi risaie ad esempio che si vedono passando esatto. sulle autostrade, insomma, quindi l'inquinamento c'è ed è presente dappertutto. E poi ovviamente non abbiamo nessuna mira di andare a produrre più di quello che ci serve. Posso dire che l'anno scorso io durante l'estate non ho comprato verdura. Il tema è questo: per far crescere un pomodoro ci vuole tanta fatica, nel senso che bisogna zappare, preparare la terra, concimare, passare tutti i giorni a controllarlo e a bagnarlo. Wow. Però una volta che è avviato il lavoro, innanzitutto stai in mezzo ai tuoi pomodori, che sono le tue creature. E poi è vero che ci vuole tanta fatica, ma basta poco per diventare indipendenti. Quindi a livello di zucchine, pomodori, insalata e melanzane, io l'anno scorso non sono andato al supermercato. No. E così il mio socio... Infatti io da solo ho già pensato, insomma, che... E mi dicevi appunto, non è che avete un campo... No, assolutamente, per diventare autosufficienti bastano 2-3 piante di pomodori, 2-3 piante di zucchine e un 3-4 di melanzane, poi a seconda dei gusti della persona, ma anche con l'insalata è abbastanza semplice. Mi fate la parmigiana tutti i giorni, ovviamente. Esattamente, mi serve qualcosina in più, certo. Ma questa idea, insomma, appunto dicevi tu, frequentavi già l'istituto, ti è venuto in mente, l'hai potuto proporre, ormai appunto ben avviata, l'obiettivo per te qual è? Però qual è la cosa più interessante per te di questo lavoro che state facendo? Abbiamo iniziato con la sperimentazione, nel senso, è possibile far crescere i pomodori in via Primaticcio? Sì, adesso lo sappiamo, sì, si riesce e vengono anche molto buoni. Ovviamente il progetto prevede di aprirsi alla cittadinanza, quello che dicevo prima, noi andiamo al supermercato, facciamo la spesa, compriamo i pomodori, li paghiamo anche molto poco, ma non abbiamo la minima idea di cosa c'è dietro. Sì, non tocchiamo il prezzo, insomma, sul prezzo di discorso, sul prezzo alimentare, no, ultimamente poi infatti abbiamo visto anche grandi proteste in giro per l'Italia, perché insomma anche gli allevatori hanno grossi problemi. Ci tocca di lato perché purtroppo non abbiamo né capre infatti, né pecore, cioè... ma sarebbe bellissimo, ma il discorso è proprio questo. L'olio d'oliva qualche giorno fa è venuto fuori il discorso. Esatto, il costo degli alimenti che andiamo a prendere nella grande distribuzione è basso e non ci fa comprendere la fatica e il lavoro che c'è dietro. Una volta che capisci quanto ci vuole a far crescere una pianta, ti rendi conto che il prezzo che paghi al supermercato è molto basso e a quel punto ti domandi anche come fanno a mantenerlo così basso. È ovvio che ci sono delle economie di scala e quindi farlo a livello industriale ti costa meno che farlo in piccolo, però sono dei temi che vanno affrontati e soprattutto con le generazioni più piccole, con i bambini, far capire
come funziona l'agricoltura e cosa bisogna fare per portare in tavola della verdura sana, possibilmente. Come farlo ad esempio domenica? Domenica c'è la maniera migliore per avvicinarsi a questo mondo. Ricordiamo quindi domenica 24 febbraio in via Nemoni 6, presso la sede dell'istituto, dal pomeriggio presto, dicevi, giusto? Sì, noi partiremo dall'1:30 con i più grandi appassionati, poi le cose succedono verso le 4, c'è lo spettacolo, alle 5 la presentazione del libro. Vi offriamo la merenda, quindi... Con la merenda ci sono i famosi semi in incognito, quindi vi portate a casa chissà quale verdura, chissà quale frutto, ma vedrete, insomma, l'unico è poi appunto piantare e aspettare. Bisogna sapere aspettare. Quanta pazienza bisogna avere? Bah, dipende dalle varietà, ma solitamente in una settimana, due settimane qualcosa cominciate... E per fare l'ortista invece bisogna essere molto pazienti? Sì, bisogna essere costanti più che pazienti, perché una volta seminato e poi al momento si semina in casa perché fa ancora freddino, è quasi primavera, ma si semina in casa, si fanno crescere le piantine, poi si selezionano perché ovviamente si piantano molti più semi delle piante che poi ti serviranno, si fa una selezione, quindi una sorta di X Factor, le piantine più... Cioè, piantare in casa cosa intendi? Tu hai dei vasi in cui... Ho dei semenziai, sì, sì. Sono dei piccoli, cioè, vasetti... Cioè, ai vecchi con la... Si fa con i barattoli dello yogurt, con i bicchieri di plastica, oppure... Col cotone, come si faceva... No, non è quella roba. Puoi fare anche così, puoi farli germogliare prima, i semi che germogliano li metti a terra e aspetti che cresca la piantina. Quando la piantina è un po' grossa, il clima lo permette, quindi verso aprile, maggio, quando sai che non ci saranno più gelate fondamentalmente, puoi mettere le piante anche in campo. Anche se prima fuori onda mi dicevi, in realtà volendo però si potrebbe usare l'orto tutto l'anno, perché ci sono alcune varietà che ad esempio dicevi... L'orto autunnale è meno ricco di quello, estivo, le verde, i radichi si mettono in autunno, ma anche l'insalata a seconda del tipo puoi averla più o meno tutto l'anno, ovviamente d'inverno c'è meno sole, c'è meno caldo e quindi le cose crescono più lentamente, ma le colture ci sono sempre. Dicevi sempre una verza buona, cioè devi fare un buon pizzocchio, certo, se c'è una bella gelata viene. La nonna dice sempre che la verza buona arriva dopo che ha gelato, assolutamente, assolutamente. Quindi insomma, se si vuole tutto l'anno si può stare lì a lavorare sulla propria terra e vedere appunto i frutti, in questo caso anche le verdure, del proprio lavoro, della propria fatica. E secondo me è interessante proprio davvero questo, Emanuele, capire come cosa c'è dietro. Cioè, per noi è semplice aprire il barattolo, mangiarsi esattamente oppure il pomodoro, aprire la scatola di plastica e via così a grappoli mangiarli, ma insomma c'è tutto un lavoro dietro che va riconosciuto, che porta proprio anche un discorso di cultura. Cultura generale, della terra, cultura delle piante, cultura anche di tutto quello che ci sta intorno, gli insetti, perché senza poi c'è il grande discorso delle api o comunque degli insetti impollinatori, perché senza le api non hai i pomodori. A quando il miele dell'orto? Questo avere le api in città è un po' complesso. Sì, non sono un esperto, ma credo si debbano registrare e devi avere dei criteri, non puoi avere un alveare vicino a palazzi. Noi siamo in mezzo a delle scuole, quindi sarebbe anche un po' pericoloso. Più complicato, sì. Perché insomma, anche quello del tema delle api, ad esempio, è un tema molto molto interessante. Emanuele, ti ringrazio davvero tantissimo di essere stato qui con noi. Ricordiamo, anzi lascio a te la chiusura finale di ricordarci l'appuntamento di domenica. Ci vediamo domenica 24 all'Orto Pedagogico Resistente in via degli Anemoni 6 nel pomeriggio. Basta. Scambio dei semi, semi incognito per chi invece ha le prime armi e quindi insomma scoprirà che cosa avrà portato a casa solo fra qualche settimana dopo che germoglieranno. Spettacolo per bambini, esatto, alle 4. 4 e alle 5 c'è la presentazione. Merenda, certo. Ho sentito prima merenda. Sì, la merenda c'è. E poi alle 5 comunque una bella presentazione di un libro che vi dirà che... non spoileriamo il finale, ma nel senso ce lo dice il libro, è possibile fare l'orto in città, ma anche sul balcone, anche sul balcone senza dover andare magari appunto come fa Emanuele a cercarsi un pezzo di terra e tutto. Anche sul balcone si può fare tanto, pomodori e zucchine e insalata si possono fare, e che insomma è vero, costa fatica all'inizio, magari all'inizio vi trovate un po' disorientati, ma poi in realtà costa di meno, risparmiate dei soldi, sapete cosa vi mettete nella vostra tavola. Si incontra un sacco di gente. Viene anche da dire, se abita dei piani alti, non avete anche il problema delle polveri sottili, perché quelle stanno nei piani bassi, insomma, egoisticamente, però effettivamente. Insomma, sì. Parlate col condominio, magari fate un bel orto sull'ultimo all'ultimo piano, insomma. Perché no? Insomma, tante altre città ci insegnano che insomma queste cose sono più che possibili.
Emanuele, davvero, grazie mille di essere stato qui con noi. Emanuele Ronchi dell'Orto Pedagogico Resistente. Vi ricordo quindi domenica 24 febbraio in via Nemoni 6, dalle 1:30 a 2, tutto il pomeriggio in festa con i semi, con lo spettacolo teatrale, con la presentazione del libro. Grazie mille davvero, Emanuele. A voi. Ci vediamo presto. Tienici aggiornati su che cosa, insomma, certo, se avete nuove culture. Sono curiosissimo di sapere che cosa troverai. Cioè, che andrai a casa domenica sarà felice perché hai trovato il seme di. Mi mancano delle zucchine e delle melanzane. Ecco. È un po' interessante. Allora, facciamo un appello. Intanto, trovi due zucchine e melanzane da dargli. Quanti semi servono per riuscire ad essere sicuri di una decina? No, dipende, dipende dalla germinabilità, però sì, con una decina di semi si fanno già 3-4 piante. A qualsiasi semi fate contento Emanuele, quindi per favore non facciamoci riconoscere, pubblico di Milano News, diamo una mano a Emanuele che almeno, insomma, portatemi le zucchine. Che il 24 almeno va a casa contento e felice con le sue nuove zucchine, perché insomma, mi diciamo, interessantissima questa cosa delle varie tipologie, che insomma, perché comprare. Non avrebbe neanche senso effettivamente piantare la stessa roba che posso trovare sul mercato. No, c'è anche più divertente. Poi c'è tutto un tema sulle varietà, ma no, infatti, si cerca di piantare infatti, qualcosa che non si trova, qualcosa di infatti, strano. Infatti. Benissimo, grazie mille davvero Emanuele. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Vi do appuntamento appunto a domenica 24 febbraio in via Nemoni 6. E invece Good Morning Milano torna qui sempre in diretta con voi domani mattina, sempre qua in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci.